Pomeriggio all'insegna della moda, quello organizzato dall'Atelier La Bussola, storica realtà di Marzocca di Senigallia, domenica 6 novembre. La cornice di Villa & Resort Tre Castelli ha ospitato l'evento, la presentazione delle collezioni Sposo e Sposa 2023. Momenti di commozione come l'apertura dell'evento con la storia narrata dalla voce fuori campo di Marco Zingaretti, presentatore del défilé, che racconta la nascita di un sogno, quello del titolare Marco Giovenali, che fin da piccolo voleva rendere felici le coppie nel loro giorno più bello. C'era una volta, tanti anni fa, un ragazzino di nome Marco. La mamma era una casalinga e il papà invece era un sarto ed un commerciante di vestiti. Una gioia ed una emozione per Marco indescrivibile che lo porta fino ad oggi. La grande soddisfazione nel vedere quanto è bello ed emozionante fare parte nella vita delle persone. Suggestiva passerella che si snodava tra gli ospiti, costruita come un percorso ideale per ammirare da vicino gli splendidi abiti selezionati dall'atelier per l'occasione. Quasi 90 abiti divisi in più stili, diverse suggestioni per accontentare il gusto di ognuno. Sono in compagnia di Marco Giovenali, titolare della boutique, dell'atelier La Bussola. Cosa rappresenta per questa realtà questo evento targato Sposo e Sposa 2023? Beh, guarda, per noi questo è un grandissimo, è un evento che non rappresenta solo una presentazione di collezioni Sposo e Sposa 2023, ma rappresenta proprio quello che, dove La Bussola ha voluto arrivare con l'apporto di mio, ma di tutto lo staff che si è stretto intorno a questi, ai nostri progetti, perché La Bussola è progettazione, è futuro, è ricerca. E questo è quello che vogliamo dimostrare questa sera con uno staff incredibile, perché siamo arrivati oggi a 12 persone, un atelier di quasi 1000 metri, con un atelier spo con oltre 400 abiti da sposa, con migliaia di capi da sposo, da cerimonia, una sartoria evoluta che è diventato un fiore all'occhiello per noi, importantissimo, perché rappresenta proprio il cuore di come vogliamo accontentare tutti i nostri clienti e le famiglie, perché le seguiamo veramente passo dopo passo. Beh, io Marco adesso parto da un numero, il numero 12.
che sono le risorse, no? Le unità che fanno parte di questa importante squadra. Se penso, nel 2016 ero con una persona sola, che stavamo con la morte di mio padre, che era successo, chiaramente tutti i progetti che avevo erano rimasti bloccati da tanti anni. Uno a uno sono arrivati da tutte le parti queste persone straordinarie, che oggi è il team La Bussola, e si lavora con un'armonia e non sono in peso, perché io non li chiamo neanche dipendenti, per me sono parte di una famiglia che ha reso possibile una serenità e un modo di lavorare che è proprio una famiglia. Quindi questo è quello che abbiamo voluto trasmettere a tutti i nostri clienti, che entrano clienti ma escono parte di qualcosa che è La Bussola, e con loro ci ha dato questa grande possibilità di essere partecipi alla loro vita in un momento così bello che è il giorno del matrimonio. Un evento moderno, fluido, dal sapore quasi milanese, ma che ha lasciato spazio al romanticismo e alla condivisione. Come l'abito posizionato all'ingresso, che è stato firmato da tutti gli intervenuti. La direzione artistica è stata affidata ancora una volta a Giuseppe Filloramo dell'agenzia Relife Servizi, che da anni collabora con Marco Giovenali e il suo staff. Tanti i professionisti che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: Alessandra Sabbatini, make-up artist, che con il suo gruppo di truccatrici della Musa Academy ha curato il trucco dei modelli e delle modelle. Oggi avete curato, Alessandra, il trucco di tutte le modelle. Raccontaci l'evoluzione del make-up. Sì, Marco, oggi siamo qua, sono insieme al mio staff, che ringrazio, ci siamo presi cura delle modelle, quindi del trucco delle modelle e anche dei modelli. Il mondo del trucco è in continua evoluzione e io insieme al mio staff cerchiamo sempre di dare alle spose, quindi agli ospiti, oggi vorremmo far vedere ai nostri ospiti la qualità, la differenza del trucco di personalizzazione e di caratterizzazione, perché siamo in un mondo un po' diverso dagli anni precedenti. Questa appunto evoluzione del trucco ci permette di far vedere alle nuove spose 2023 che possono avere un trucco assolutamente personalizzato. È molto importante scegliere il trucco adatto alla persona, che rispecchia la personalità, non sempre solo il classico trucco da sposa che dicono essere leggero e delicato. Assolutamente no, dobbiamo rispettare il modo di essere delle nostre spose. Andrea Merli e il suo staff di parrucchieri si sono invece occupati dell'hairstyling. A rendere ancora più magica l'atmosfera, le installazioni floreali di Maila Amici, florist della Boutique del Fiore. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. A metà sfilata la passerella ha ospitato il cantante Fritz, nome d'arte del giovane e talentuoso Leonardo Frezzotti, un momento carico di colore dedicato prevalentemente all'uomo. Proposte in linea alle tendenze della prossima stagione, che vede uno sposo pronto ad osare con tonalità a volte psichedeliche e provocatorie. Vado a zigzag, vado a zigzag, prima tutto a destra, poi di nuovo di là. Siedi sul like, siedi sul like, tutti in fila per avere nuove le Nike. Vado a zigzag, vado a zigzag, prima tutti a destra, poi di nuovo di là. Siedi sul like, siedi sul like, tiro sul volume, questo party farà, farà. Un gran finale carico di suggestione, con lo staff al completo e la passerella di Marco Giovenali insieme ad una modella che ha indossato l'abito firmato dai tanti ospiti presenti.